Mezzanotte 24, buonasera, benvenuti a Night Desk. Do anche la buonasera a Marco Furfaro di Sinistra Ecologia e Libertà, che è il nostro ospite di questa sera. Buonasera Furfaro, c'è Luca Speciale poi per le notizie sportive. Buonasera. Veniamo subito però ai fatti del giorno. Il fatto più significativo della giornata è il nuovo allarme terrorismo che arriva ancora una volta dal Medio Oriente. Ne ha parlato il premier iracheno a New York e ha confidato che, secondo notizie della intelligence di quel paese, c'è il rischio di attentati contro le metropolitane di Parigi e di New York. Smentiscono o comunque sono molto prudenti sia Parigi sia Washington su questa ipotesi. Ma dagli Stati Uniti arriva un'altra notizia importante. L'FBI ha identificato con certezza l'autore dell'omicidio dei primi due ostaggi occidentali. La fonte è certa, niente meno che il capo dell'FBI, per un annuncio che l'Occidente attendeva. Conosciamo il nome ed il volto del boia passato alle cronache come Jihad John, il carnefice degli ostaggi americani e britannici in mano all'ISIS, James Foley, Steve Sotloff e David Hines. Ma come sottolinea, per il momento non abbiamo alcuna intenzione di rivelarne l'identità. La notizia arriva nel giorno del nuovo allarme terrorismo contro l'Occidente. L'ISIS avrebbe intenzione di attaccare la metropolitana di New York e Parigi, lo avrebbe detto al corrispondente della BBC niente meno che il presidente iracheno Abadi, salvo venire smentito poche ore dopo dalla stessa amministrazione Obama, che ha sottolineato: non abbiamo alcuna notizia di un'azione imminente contro il nostro sistema di trasporti. Il sindaco De Blasio ed il governatore dello stato di New York Cuomo hanno comunque aumentato la già stretta sorveglianza, così come hanno fatto le autorità di Parigi. È una battaglia anche psicologica quella che si combatte contro il califfato. Chi conosce il gioco meglio di tutti è il primo ministro iraniano Rouhani. Dal pulpito del Palazzo di Vetro prima respinge l'invito della Gran Bretagna ad unirsi alla coalizione, poi attacca gli Stati Uniti senza mai nominarli. L'ISIS è il frutto di quelle agenzie di intelligence che hanno messo un pugnale nelle mani di pazzi, hanno creato l'estremismo ed ora non riescono ad affrontarlo. Rouhani ricorda che l'Iran non ha bisogno di unirsi alla coalizione di Obama per fornire aiuti all'Iraq e per combattere attraverso le sue milizie sciite. Dallo stesso pulpito il premier Renzi parla dell'ISIS come di una minaccia per chiunque voglia definirsi umano. È in corso un genocidio e noi di fronte a questa attività sappiamo che soltanto la comunità internazionale unita potrà vincere la battaglia della civiltà. È proprio la Gran Bretagna in queste ore valuta se unirsi alle nazioni che bombardano il califfato. I raid della scorsa notte hanno assestato un colpo importante ad una fetta del sistema di finanziamento degli estremisti sunniti, andando a colpire i pozzi e le raffinerie mobili a loro disposizione. La campagna aerea però non è riuscita a salvare uno dei monumenti più antichi della cristianità in Medio Oriente, la Chiesa Verde di Tikrit, rasa al suolo dai jihadisti. Allora Furfaro, quanto è allarmante la sfida che l'ISIS ha lanciato ai paesi occidentali? È solo propaganda tutte queste frasi, a parte naturalmente purtroppo le uccisioni degli ostaggi, o c'è di più? C'è davvero da temere? A guardare quello che sta succedendo e anche la propaganda che hanno messo in atto è la propaganda dell'orrore, perché insomma le decapitazioni, certo, quello che sta succedendo in Iraq, nell'ISIS, in Siria, in tutti quei territori arabi è preoccupante. Devo dire che sarebbe meno preoccupante se si svegliasse l'Europa. Quello che credo manchi di più, non si può lasciare questa questione così importante, anche il dilagarsi dell'ipotesi terroristica semplicemente nell'armare i curdi. Serve che si svegli l'Europa, che prenda un ruolo internazionale. Senta, dobbiamo starci nella coalizione internazionale? Ma io penso che debba esserci una coalizione internazionale, che debba esserci una forza guidata dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, certamente, però che debba essere un mandato ONU, non semplicemente l'ultimo Consiglio Europeo. Tra l'altro dispiace anche perché è a guida dell'Italia, c'è, sì, la Mogherini, è stato lasciato libero, ogni paese si armare o meno i curdi, però non è un'iniziativa politica europea o internazionale. Quindi più Europa, diciamo. Esatto. E veniamo alla politica, perché dagli Stati Uniti, lo abbiamo visto, c'era il presidente del Consiglio Renzi che ha lanciato il suo altolà al compromesso con sindacati e minoranza del PD su articolo 18 e riforma del lavoro. Arriva da New York la risposta di Matteo Renzi a sindacati e sinistra del PD. E non è una risposta conciliante, perché questo non è il tempo del compromesso, ma quello del coraggio. Parole sostenute da Roma dal ministro del lavoro, Poletti. Io credo che oggi noi dobbiamo fare un ragionamento molto chiaro. Noi abbiamo bisogno di certezza, noi abbiamo bisogno di robe semplici e chiare,
non possiamo fare pasticci all'italiana. La CGIL, che ha già indetto per il 25 ottobre una giornata di mobilitazione, e le minoranze del PD sono serviti. Le aperture inviate da Susanna Camusso, gli anni di sospensione dell'articolo 18 per i neoassunti, da Bersani, se un segretario vuole trovare una mediazione lo può fare, e da Cesare Damiano, pronti a discutere, quelle aperture ora cadono nel vuoto, dice Stefano Fassina. Abbiamo chiesto un incontro al Presidente del Consiglio. Possiamo trovare un accordo se riprendiamo le proposte del PD? Un incontro, dice Fassina, mentre Renzi chiude la porta. Avanti, senza cedimenti, col rischio di arrivare alla conta interna. Ci sarà lo strappo? Tutto appare in bilico, ma se strappo deve essere, che la minoranza se ne assuma la responsabilità, sembra dire Renzi, che sabato rientrerà dagli Stati Uniti. Giusto il tempo di mettere in ordine le idee e poi lunedì lo scontro in direzione. Ascolteremo tutti, ma alla fine decideremo noi, dice brusco il ministro Poletti. Si fa il Jobs Act, Furfaro? Ma io spero di sì e che si faccia bene, però. Il punto è come estendere il diritto e tutela a quei lavoratori che non ce l'hanno. Poletti parlava di certezza e io sono estremamente d'accordo. Ci deve essere una certezza nel mondo del lavoro, che una persona non possa essere ricattabile. Cioè che è il destino di 8 persone oggi su 10 nel mercato del lavoro perché sono precarie. Noi stiamo parlando di tutt'altro, dell'articolo 18 da mettere in discussione, quando oggi il problema è il mondo del lavoro. Il lavoro ce l'hai ed è fisso, l'articolo 18. Sì, ma a parte che già è stato smontato, però sta in un principio sacrosanto. Guardate che Matteo Renzi era negli Stati Uniti, mi lasci fare questo esempio. Il fondatore di Google, visto che si parla di esempi americani, ha detto: guardate che il punto non è la costrizione di un lavoratore, il punto è che quel lavoratore deve stare bene sul posto del lavoro. Se tu sei ricattabile, questo principio non può essere messo in discussione. La precarietà è un danno per la crisi economica. Io spero che Renzi affronti questa di sfida invece di trascinare un paese da 20 anni alla discussione eterna dell'articolo 18. Parliamo di reddito minimo garantito, di investimenti, di accesso al credito, di tutele, di come riformare un mondo del lavoro all'altezza del 2014, ma non per ritornare al Medioevo. E voi di SER come vi ponete rispetto alle proposte Renzi? Noi vorremmo discutere di questo. Abbiamo una proposta sul reddito minimo garantito, abbiamo una proposta per allargare gli ammortizzatori sociali, per ridefinire la platea di contratti precari. Non vogliamo discutere di articolo 18, vogliamo discutere di come un mercato del lavoro... Dite voi, la questione è molto più complessa. Assolutamente sì, ma come si estendono i diritti a chi non li ha, non perché devono stare lì a marcire lavoratori, ma per mettere quei lavoratori in grado di dare un surplus, un valore aggiunto all'imprenditoria italiana, al sistema economico. Questo paese ci ricorda il Fondo Monetario Internazionale, pensi, che il problema di questo paese non è la precarietà, ma il fatto è che non si è investito in capitale umano e innovazione, altro che articolo 18. E tanto ci torniamo perché parliamo di Draghi fra un po'. Prima però parliamo di napoletano, perché la Corte d'Assise di Palermo ha ribadito la necessità di ascoltare il Capo dello Stato per la cosiddetta vicenda trattativa Stato-mafia, e il Capo dello Stato ha dato la sua disponibilità, sarà ascoltato senza pubblico e al Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, deporrà il processo per la trattativa tra Stato e mafia. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Palermo, che hanno accolto la richiesta avanzata dai PM nell'ultima udienza. Prendo atto dell'odierna ordinanza della Corte d'Assise di Palermo. Non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto testimonianza, secondo modalità da definire sulle circostanze oggetto del capitolo di prova ammesso, ha scritto in una dichiarazione il Capo dello Stato. A Napolitano verranno fatte domande sulla lettera inviatagli nel giugno del 2012 dall'allora consigliere giuridico Loris D'Ambrosio per i suoi colloqui con Nicola Mancino, ex vicepresidente del CSM e ministro dell'Interno all'epoca della presunta trattativa, oggi imputato nel processo di Palermo per falsa testimonianza. Ancora da decidere la data, ma è certo che il Capo dello Stato sarà ascoltato al Quirinale e a porte chiuse. Non saranno ammessi né pubblico né stampa. Intanto Napolitano, durante l'insediamento del nuovo CSM, è tornato a parlare di riforma della giustizia come nodo essenziale da sciogliere per ridare competitività all'economia. Riformare una giustizia lenta e caotica, ha detto il Capo dello Stato, il cui funzionamento è largamente insufficiente. Furfaro, riforma della giustizia che va fatta assolutamente, siete d'accordo? Sì, che vada fatta assolutamente, siamo d'accordo, perché... Il problema è come, dite voi. Esattamente. Ma se si va a aggredire il processo temporale dei processi, mi scusi la ripetizione delle parole, e la digitalizzazione degli uffici, e l'abuso, il falso in bilancio, e la corruzione, l'evasione fiscale, non siamo totalmente d'accordo. Ma chi non potrebbe esserlo in questo paese? Servirebbe tra l'altro anche al sistema economico. E su cosa non siete d'accordo invece?
Siamo d'accordo laddove... Non siete d'accordo. Non siamo d'accordo se questa riforma della giustizia invece va a scoperchiare il vaso di Pandora che è il patto del Nazareno per tutelare gli interessi personali di qualcuno. Mi auguro che non sia così. E Berlusconi, lo diciamo, perché se no magari... Se ne parla poco di Berlusconi nelle ultime settimane. Allora, Draghi, Mario Draghi ha detto che la ripresa europea sta perdendo slancio e quindi la BCE è pronta ad operare quegli strumenti non convenzionali che ritiene indispensabili per ridare slancio a questo. Ma la Germania per una volta non è d'accordo e lo fa sapere. La ripresa perde slancio, la BCE è pronta a nuove misure. Così da Vilnius, capitale della Lituania, il governatore della Banca Centrale Mario Draghi, che ha poi specificato. Il consiglio direttivo della BCE resta unanimemente determinato ad adottare ulteriori misure non convenzionali per fronteggiare i rischi posti da un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Una frase che rimanda alla possibilità di acquisto su larga scala di bond e dunque anche titoli di Stato per fronteggiare i rischi posti da un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Ma l'avverbio unanimemente non deve trarre in inganno, far sperare che anche la Germania, notoriamente contraria alla politica troppo espansiva della BCE, sia d'accordo. E a sottolinearlo ci sono state subito infatti le frasi del ministro delle finanze tedesche Schäuble, il quale ha detto chiaro e tondo di essere contrario all'acquisto di titoli cartolarizzati da parte della BCE. In attesa di capire come evolverà la situazione nelle prossime settimane, le borse hanno chiuso in negativo, ci sono però due notizie confortanti che suonano come una promozione alla politica portata avanti dalla Banca Centrale Europea da giugno ad oggi. L'euro infatti scivolato ai minimi di due anni sotto $1,27, segno che gli investitori credono alla promessa di una BCE pronta a potenziare le sue misure. L'altra notizia è che la stretta ai prestiti a famiglie e imprese dell'Eurozona comincia ad attenuarsi con un calo che dal meno 1,8% di giugno è passato al meno 1,5% ad agosto. Segnali di miglioramento che tuttavia non bastano. Draghi ha infatti sottolineato gli evidenti rischi geopolitici ed è tornato ad invocare l'attuazione delle riforme che in alcuni governi non hanno ancora fatto o hanno fatto, ha detto, in maniera incompleta. Furfaro, allora la ripresa sta rallentando in tutta Europa, figuriamoci per noi che non l'abbiamo mai vissuta, siamo nelle condizioni peggiori. La stagione del rigore europeo, quello strettissimo, sembra finita, però non è ancora arrivata la stagione successiva. Però non è finita, perché è finita nelle belle intenzioni anche del nostro Premier, che tra l'altro ricordo è alla guida della presidenza di questo semestre d'Europa. Il punto sta esattamente là, non, questo paese non solo non cresce l'Italia, ma è in difficoltà tutta l'Europa, perché 15 anni di politiche di austerity, di tagli, di precarizzazione, non è questione di essere di destra o di sinistra, non hanno funzionato perché lo dicono i dati economici. Quindi c'è da mettere in campo, come dicono tra l'altro, le riforme. Stragrande... No, non le riforme. Le riforme sì, ma delle riforme in questo paese, abbiamo avuto la riforma Fornero, si è spacciato per riforma qualsiasi controriforma, cioè da mettere in campo una politica espansiva e la prima riforma è l'Europa politica, l'Europa che possa mettere in campo una politica fiscale, una politica di armonizzazione dei diritti e anche una politica di investimenti. Finché ci sarà l'egoismo degli stati nazionali vincerà la Germania con il suo egoismo economico e anche sociale. Continua la linea dura del Vaticano contro la pedofilia. Papa Francesco ha rimosso il vescovo di una diocesi in Paraguay. Tra le altre accuse per questo prelato c'è l'aver favorito e coperto il suo numero due, un prete argentino che era accusato di violenze sessuali sui minori. Sradicare la dolorosa piaga della Chiesa, perché la pedofilia è come la lebbra, aveva detto Papa Bergoglio. Punire i colpevoli di questo crimine ignobile dunque, ma anche allontanare chi lo copre, chi tace e quindi si fa complice. Ecco allora che, a due giorni dal clamoroso arresto rivelato dal nostro telegiornale di Josef Wesolowski in Vaticano, il Papa non si ferma e svela un'altra rimozione eccellente. Si tratta di Monsignor Rogelio Riccardo Olivieres Plano, esponente dell'Opus Dei. Dopo un'accurata inchiesta, infatti, il vescovo di Ciudad del Este, in Paraguay, è ritenuto colpevole di malversazione e copertura di abusi sessuali, avendo nominato suo vicario generale, ormai ben 9 anni fa, un sacerdote argentino già allontanato da altre diocesi per pedofilia. Una decisione gravosa e ispirata ad una maggiore coesione della Chiesa in Paraguay, sottolinea il Vaticano, che ha ben chiara la delicatezza del dossier e il peso di un personaggio a dir poco controverso e al centro da tempo di
aspre polemiche all'interno della sua stessa vasta comunità. Una rimozione che arriva, come dicevamo, nei giorni di un fatto senza precedenti, ovvero l'arresto all'interno delle mura vaticane di Josef Wesolowski, il nunzio che, rinchiuso nelle stanze del collegio dei penitenzieri, attende adesso la convocazione per deporre davanti al magistrato. La sua posizione potrebbe infatti, se possibile, aggravarsi ed estendersi ad altri paesi dove il Monsignore aveva prestato servizio, Bolivia e Asia Centrale. Del resto non si escludono, trapela dalle mura leonine, estradizioni e processi da parte di altri paesi. Furfaro, non so se sei credente, ma le piace Papa Bergoglio per come sta rinnovando la Chiesa? Sì, è meglio di Renzi, perché non annuncia ma fa le cose. Sì, mi piace, perché al di là, lo guardo da un punto di vista laico, è uno che parla di lavoro, di povertà, di migranti, è molto di sinistra, se posso permettermi, però è molto importante, perché essendo una persona così influente, che innanzitutto mette in pratica, perché anche insomma far arrestare dei vescovi e degli alti prelati non è una cosa da poco, non si era vista negli ultimi tempi in quegli ambienti. È una persona molto coraggiosa, molto vicina alle persone, e quindi si sono molto sorpreso positivamente, sicuramente, come tanti. L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda Sinistra, Ecologia e Libertà. Negli ultimi tempi voi avete vissuto una scissione dolorosa e ampia, e poi avete visto, ampia lo dico io, l'aggettivo me lo concederà, certo. Siete stati all'Europea con la lista Tsipras. Questo è il passato recente, cosa c'è nel futuro? Nel futuro speriamo di costruire qualcosa che vada anche oltre noi. Io penso che in questo paese, anche alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni nella battaglia sul Job Act e sul mondo del lavoro, ci possa essere l'idea di costruire una sinistra all'altezza del 2014, insomma, che prenda a sé la battaglia non solo sull'articolo 18, ma sul reddito minimo garantito, la battaglia contro la precarietà, e spero che anche in questo SEL sia un punto di partenza anche per ridar vita a una soggettività più larga. Grazie a Marco Furfaro, noi veniamo subito alle prime pagine di alcuni giornali che potrete trovare tra poco in edicola. Ecco il Messaggero, il titolo è dedicato all'economia, tagli, i ministeri chiudono prima, Renzi avverte il PD sul lavoro, io non medio. E poi c'è, ecco la foto, ISIS, allarme metropolitana, è identificato il boia di Fole, e nella foto c'è una pilota da caccia degli Emirati che sta colpendo obiettivi dell'ISIS. Poi la giustizia, sferzata di Napolitano, testimonierà, la sferzata di Napolitano è al CSM, e poi testimonierà su Stato mafia, e poi il Papa che rimuove il vescovo che copriva gli abusi sessuali. Ecco il Sole 24 Ore, naturalmente titolo economico, il dollaro schiaccia l'euro ai livelli più bassi dal 2012. E come vedete poi c'è Draghi con le misure non convenzionali antideflazione. Di spalla Napolitano che sarà sentito al processo Stato Mafia, non ho problemi. Così sul Sole 24 Ore. Ecco il giornale. Apertura, la vedete lì, Renzi fa il duro e sfida sindacati e frondisti del PD, niente compromessi, ma il titolo forte è contro De Benedetti. Il caso amianto, De Benedetti accusato di omicidio, chiusa l'inchiesta sulle morti all'Olivetti di Ivrea, l'ingegnere indagato per omicidio colposo aggravato. E poi, sempre sul giornale, schiaffo dei pubblici ministeri, Napolitano sarà testimone della trattativa con i boss, Stato Mafia. E ancora, ecco il Fatto Quotidiano, i giudici entrano al Quirinale, stessa scelta sempre su Napolitano, Napolitano deve rispondere, così il Fatto, e poi vediamo Avvenire, i leader religiosi isolino i terroristi, chi l'ha detto? Il segretario di Stato Parolin all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si parla naturalmente degli attacchi dell'ISIS, Renzi sottovalutato, il dramma dei cristiani uccisi, Libero, Napolitano rischia il colle, naturalmente ancora trattativa Stato-mafia, i magistrati alzano il tiro, Re Giorgio sarà interrogato, piccata la replica, giustizia caotica, riformatela, è la frase di fronte al CSM. E ancora, ecco Europa, Napolitano fate presto, riformate la giustizia, ancora questo titolo. E poi la Padania, bonus criminale, la polemica della Lega continua, Mare Nostrum crea sempre più allarme sul territorio, i consumi restano al palo, ma il governo trova il modo di risarcire con 5.000 euro un detenuto albanese costretto in una cella troppo piccola. È il momento delle notizie sportive, Luca Speciale.
Grazie Edgardo, allora partiamo dal calcio giocato, si è chiuso il turno infrasettimanale di campionato di questa lunghissima quarta giornata, si è chiuso con una sorpresa la vittoria dell'Udinese a Roma contro la Lazio, per Pioli 3 sconfitte in 4 partite, si apre ufficialmente la crisi, Udinese invece sorprendentemente al terzo posto dietro alle 2 grandi Juventus e Roma. Dopo il successo sul Napoli, l'Udinese sbanca l'Olimpico versione biancoceleste, festeggiando una vittoria esterna che mancava dallo scorso febbraio. Pioli rivoluziona la Lazio, un po' per scelta e un po' per necessità, ma neppure il ritorno di Marchetti e Klose ha la forza di risollevare una squadra lenta e imprecisa che spiana la strada a Stramaccioni, tecnico bianconero, al primo successo contro i cugini di una volta. Avvio equilibrato, Muriel, preferito a Di Natale, sfiora il vantaggio dopo questo violento scontro con Marchetti. Provvidenziale il salvataggio di Novaretti sulla linea. Poi Rocchi ferma opportunamente il gioco. Muriel alla peggio, ma prima di lasciare il campo entra nell'azione che sblocca l'incontro. È il 26esimo quando Terò si fa trovare pronto sull'assist di Widmer e da pochi passi realizza lo 0-1. Evidenti le responsabilità della difesa laziale, sorpresa dall'inserimento del trequartista francese. Sugli sviluppi di un'azione fotocopia, lo stesso Terò manca il raddoppio, mentre il portiere bianconero Carnesis trascorre una serata di relativa tranquillità. Per lui un po' di lavoro in più nella ripresa, quando gli innesti di Djordjevic e Keita danno maggiore qualità ai tentativi della Lazio, che però nell'assedio finale non riesce a trovare la rete del pareggio. Per i biancocelesti è notte fonda, 3 KO nelle prime 4 partite, il secondo di fila dopo l'immeritata sconfitta di Marassi. Inevitabili i fischi che riempiono un olimpico semivuoto. Dietro Juventus e Roma spunta così a sorpresa l'Udinese, 9 punti conquistati sui 12 disponibili e 3° posto solitario. Insomma, una classifica dopo 4 giornate che sorprende, sicuramente fortissime Juventus e Roma a punteggio pieno, ma insomma dietro le presunte rivali o big che dir si voglia stentano, Inter a parte, appunto complimenti all'Udinese, ma ci sono Sampdoria, Verona, sicuramente rispetto allo scorso anno, se consideriamo che terza, quarta e quinta della scorsa stagione, ovvero Napoli, Fiorentina ed Inter in 4 giornate hanno collezionato qualcosa come 17 punti in 3 contro i 12 fatti rispettivamente da Juventus e Roma. Il grande appuntamento per il 5 ottobre, quando le due regine di questo inizio di stagione, Juve e Roma, si affronteranno. Chi si aspettava un indebolimento dei bianconeri a causa della staffetta Conte-Allegri si è dovuto ricredere. I numeri parlano chiaro, 4 vittorie consecutive ottenute senza subire reti. Mai nessuno c'era riuscito nella storia dell'A. Inoltre Buffon non prende gol da 811 minuti in partite ufficiali. Il gioco bianconero è cambiato rispetto a un anno fa, meno ossessione, più tranquillità, meno pugni allo stomaco, più colpi mirati. E poi Vidal, bene ha fatto la Juve a resistere alle offerte, il suo rientro, aspettando Pirlo, ha alzato il coefficiente di forza del centrocampo. Anche la Roma pare più forte, la rosa è stata rafforzata. Se si ferma De Rossi, ora c'è Keita a sostituirlo, non certo l'ultimo arrivato. Rudy Garcia ha costruito un gruppo unito e può contare su giocatori di talento capaci di decidere un match con una sola giocata, come Pjanic a Parma. Una prodezza esaltata anche da Francesco Totti, che ha detto di avere un debole per il bosniaco. È presto per sentenze definitive, non però per evidenziare che alle spalle del duo di testa c'è il vuoto. 4 punti sull'Inter, 5 sul Milan e ben 8 sul Napoli, la vera delusione di questo inizio di stagione. 2 sconfitte in 4 gare e porta mai inviolata. Per non parlare della Champions, che è già un ricordo. Il pari con il Palermo ha acuito la crisi di una squadra che è apparsa in grande confusione anche per il continuo ricorso al turnover. Ieri Benitez ha annullato il giorno di riposo già concesso, segno che il momento è davvero delicato. Al di là delle difficoltà tecnico-tattiche, la sensazione è che gli sia sfuggita la squadra di mano. Le sue scelte sono in fotocopia, senza sorprese. I tifosi spingono per un cambiamento, 3 gare di tempo, poi De Laurentiis tornerà dagli Stati Uniti. Lo spagnolo stenta serenità, forte di un contratto da 3,5 milioni. Nemmeno Pippo Inzaghi se la passa benissimo, il Milan è un cantiere aperto e la pazienza di Berlusconi non sembra infinita, anzi. Il Milan vince se Inzaghi ascolta i miei consigli, ha fatto sapere il presidente rossonero. Una seconda stoccata, pochi giorni dall'altra, arrivata all'indomani della sconfitta con la Juve. Io vado volentieri a Milanello, ma se poi non fanno quello che dico io... Pippo Inzaghi allora minimizzò, scegliendo la strada della diplomazia. Le parole del presidente non si commentano mai, disse. Ora c'è da chiedersi se ha cambiato idea.
Questa è la situazione, andiamo a vedere come la riportano le prime pagine dei quotidiani sportivi tra poco. In edicola, sul Corriere dello Sport, si parla di una Lazio impicchiata, Stramaccioni apre la crisi, in alto sotto la testata, e poi Napoli, fiducia a Benitez, non rischia niente con De Laurentiis che lo conferma, salvo tracolli, come abbiamo detto nel servizio. Inter e Milan, doppio stadio perché Toire e Barbara Berlusconi si sono incontrati a Macheri, un incontro storico, ma per parlare a grandi linee del futuro di San Siro, nuovo impianto in prospettiva per i rossoneri, c'è da riadattare San Siro alla finale di Champions League del 2016. Inchiesta UEFA poi si legge sui conti interisti per quanto riguarda appunto il fair play finanziario. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport che dedica la pagina d'apertura a quattro motivi per sorridere dell'Inter, e poi parla dei Superman già in fuga in 99 gare, 30 gol, Vidal il bomber del centrocampo della Juventus, e poi il verdetto di Totti che nell'intervista, avete sentito, riportate le parole, insomma ha fatto capire che la Roma è promossa e la Juventus è più vicina rispetto all'anno scorso, la strama udinese adesso è terza da sola. Tutto Sport per chiudere con Martello Allegri, la Juventus vince sempre, non prende mai gol, ma il tecnico già pensa all'Atalanta, all'Atletico e alla Roma che sono le prossime sfide. Messaggio ai giocatori: dobbiamo migliorare, vi voglio perfetti. Questo per quanto riguarda le prime pagine sportive. A te Edgardo. Grazie, e noi ci fermiamo solo un istante. Quasi mezzanotte e 54, non ci sono aggiornamenti particolari, alle 7 la rassegna stampa, alle 7 e mezza la prima edizione del telegiornale, alle 8 c'è Omnibus, noi ci troviamo qui domani con Night Desk se volete. Grazie e buonanotte.